E ti chiedo cosa ti porti dentro della tua esperienza biancoverde, la tua prima esperienza importante, no, da allenatore. Sicuramente come prima esperienza mi porto un bel bagaglio di cose positive, cose negative che fanno crescere, riflettere soprattutto, anche perché non mi era mai successo di stare tanto tempo fermo nel mondo del calcio negli anni che tra calciatore e allenatore ho fatto, quindi per me è stata una cosa nuova stare in tutto questo periodo a guardare gli altri. Sicuramente la cosa bella è stata il rapporto che ho creato con persone di calcio e soprattutto con i giocatori, dove c'era e si palpava appunto fin da subito quella voglia di stare insieme bene, e di conseguenza sono cose belle che poi rimangono non solo nel calcio ma anche nella vita. Un gruppo di ragazzi che è fatto in quattro sin dall'inizio, sapendo le mille difficoltà, per cercare di fare il massimo, e per questo li ringrazio, perché questa forse è la prima volta che parlo da dopo l'esonero. Li ringrazio per quello che mi hanno dato, e peccato per qualche risultato che non è andato poi per il verso giusto, però posso dire che sicuramente loro hanno fatto quello che dovevano fare, commettendo gli errori, così come ha fatto questo mondo. E ringrazio anche le persone che sono state vicine alla squadra sin da subito, compreso Antonio, Alessandro, Alberto, il dottore, Cristian Vecchia, che sono state persone che ci hanno messo tanta passione, tanta voglia e tanto amore per questa maglia, che meritano, secondo me, la possibilità di rimanere in una squadra di calcio a vita, perché sono i primi e i promotori soprattutto di una squadra di calcio. Facendo loro il bene della squadra, fanno il bene di tutti, e queste sono persone che lo hanno fatto in pieno il loro dovere e di conseguenza meritano un plauso. Ecco, mister, immagino ti abbia un po' infastidito il modo in cui sei stato esonerato con un altro allenatore che è arrivato mentre tu dirigevi l'allenamento. Non hai mai parlato di questo, sei stato in silenzio, insomma, se ci vuoi dire qualcosa adesso. Modi e tempi, perché le previsioni iniziali erano diverse rispetto a quello che mi avevano chiesto. Probabilmente, dico probabilmente per assurdo, forse aver fatto le 3 vittorie di fila ha destabilizzato un po' chi doveva gestire la situazione sotto l'aspetto delle tensioni, delle preoccupazioni, perché sapevamo tutti quanti che venivamo da una partenza diversa dagli altri, e quindi il momento di difficoltà poteva arrivare. E il momento di difficoltà è arrivato perché alla vigilia del trittico di partite infrasettimanale, e quindi anche Bisceglie e poi successivamente Cava, abbiamo avuto anche difficoltà numeriche con Albadoro fuori, Charpentier che non si allenava, Celiac che non si è allenato, e quando già ti mancano 2 o 3 giocatori in una rosa di 12 elementi validi, è ovvio che diventa problematico gestire 3 partite in una settimana. Questo è stato il momento di difficoltà vero, ma non a livello di prestazione, perché è stato solamente dettato da risultati negativi, perché la squadra a Cava ha giocato un'ottima partita, in casa, anche se part-time, cioè solo la seconda parte con Bisceglie e Francavilla, ha fatto un'onesta prestazione. Era il momento che questo. Cioè, il mio ruolo doveva essere un po' protetto, aiutato e gestito da persone che dovevano fare questo lavoro e che non è stato fatto. Perché poi fondamentalmente a me era stato chiesto di arrivare a dicembre nel migliore modo possibile. Non è che mi hanno detto tu devi cercare di vincere il campionato, devi fare questo. Anzi, per assurdo, io avevo messo un premio playoff perché conscio del fatto che la situazione si potesse sistemare, si poteva raggiungere un obiettivo che poi è stato raggiunto anche per una serie di situazioni, che il campionato è stato interrotto 8 partite alla fine, però io ne ero consapevole che era un obiettivo che si poteva raggiungere, perché c'erano dei giovani di valore, compreso con qualche mix tipo Morero, Albadoro, che sono giocatori che hanno fatto calcio, di conseguenza di Paolo Antonio, Parisi, che da subito mi ha destato un'ottima impressione. Infatti ho detto
al direttore questo a fine anno lo vendi 2-3 milioni di euro, mi hanno chiamato 3-4 squadre di B per informazioni, quindi suppongo che sia prossimo al decollo, così come tipo l'Antonio, bella sorpresa, non lo conoscevo da giocatore, l'avevo visto un paio di volte sui video, però diciamo che c'era un bel mix per poter far bene, è ovvio che speravo poi nell'arrivare a dicembre e poter poi colmare le lacune che c'aveva questo gruppo a livello numerico, cose che io non ho avuto la possibilità, quindi la cosa brutta è questa, che le previsioni erano altre e poi mi sono ritrovato, probabilmente perché già c'era diciamo un discorso aperto con Capuano e quindi era già tutto stabilito, magari sarei stato esonerato poi a dicembre, però sicuramente è stato triste per me, ma per tutte le persone che l'hanno vista dall'esterno e che sono uomini di calcio, per come poi sono stato esonerato ancora di più, sicuramente.